Come lucidare infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Per lucidare gli infissi in PVC bisogna partire da un presupposto che immagino che un infisso in PVC che ormai si è opacizzato è un infisso che abbia un bel po' di anni alle spalle o un infisso di bassa qualità. Sì, perché un infisso in PVC che si è opacizzato, immagino nella parte esterna, è perché ha preso un po' troppo sole, la plastica si è un po' cristallizzata e ha perso la sua lucentezza. E puoi fare solamente due cose, sarò molto drastico, cioè in questi video, però non ci sono tante scappatoie. Si può provare con un po' di scorricavo al silicone, che è una specie di olio con base siliconica, si mette su un panno e si strofina nelle parti opacizzate. Questo dovrebbe donare un pochettino più di brillantezza, però con il PVC è molto più difficile rispetto ad esempio con un infisso in alluminio, dove questo tipo di trattamento si ottiene dei risultati abbastanza buoni. Insomma, se non ottieni nessun tipo di risultato o il risultato che ottieni non è in linea con quello che ti aspetti per gli infissi di casa tua, purtroppo è venuto il momento di sostituire gli infissi. E per scegliere un tipo di infisso che non presenti più questo problema in futuro, ti consiglio di affidarti a un servizio di consulenza personalizzata che ho ideato ed è sul mio sito www.blogbisacchi.it. Con questo servizio potrò consigliarti senza nessun interesse se sei fuori dalla nostra zona di competenza. Ad esempio, noi siamo a Gambettola, se ti trovi a Milano, se ti trovi a Roma, se ti trovi in Sicilia, in Sardegna, potrò dare un consiglio disinteressato su quale tipo di infisso scegliere e magari anche su un'azienda che possa lavorare bene a livello di posa in opera e assistenza. Se vuoi sapere di più, richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!